portare Zero Miglia è un'iniziativa che nasce da questo, quindi permette di registrare quelli che sono i chilometri risparmiati, quindi per ottenere benefici dall'utilizzo della tecnologia di videoconferenza, e quello poi di mettere a disposizione nostra e dei nostri clienti uno strumento di videoconferenza flessibile come il Conference Mini di Tamber, che poi Alessandro approfondirà, in modo tale da poter avere accesso veloce a delle sale di videoconferenza virtuali, tali da permettere a clienti, tecnici, sistemisti specialisti, commerciali e chiunque abbia l'esigenza di incontrarsi in modalità video. Ci raccontate un po' dal punto di vista anche pratico come funziona Zero Miglia? Sì, giusto un minimo di premessa, in questo senso il progetto Zero Miglia, che è nato oramai 6 mesi fa, si è costruito su degli step differenziati. Questo perché comunque anche noi come azienda volevamo tenere sotto controllo sia il ritorno dell'investimento che il reale incremento di produttività legato al progetto stesso. In questo senso abbiamo diviso proprio in 3 step operativi l'introduzione della parte video. Una prima parte legata principalmente a tutto quello che era il mondo sales, quindi alla capacità di preparare dei sales meeting che fossero gestiti in mobilità. Su questo primo argomento abbiamo costruito un business case che prevedeva, diciamo, un recupero di chilometri abbastanza ridotto. Si parlava di circa di migliaia di chilometri alla settimana risparmiati, che vengono abbondantemente coperti dalle nostre forze distribuite di vendita distribuite sul territorio, anche se in realtà, come diceva prima Marco, il nostro raggio d'azione è di qualche centinaio di chilometri al massimo dalla sede di Varese. Ammortizzato questo primo step, che tendenzialmente era legato a strumenti video, in prima battuta addirittura legati a WebEx, in un secondo momento soltanto legati alla parte, diciamo, di videoconferenze in alta definizione, ci siamo accorti che quello che è successo come effetto collaterale è stato non solo una maggior facilità nel sales meeting del lunedì mattina, ma anche un incremento del numero di contatti fra le varie forze di vendita, che hanno accelerato il processo di metabolizzazione da parte degli utenti di quelli che sono gli elementi fondamentali legati alla vendita stessa, quindi un miglior time to market dal punto di vista complessivo di quelle che erano le direttive aziendali verso la parte di vendita. Un secondo step invece più importante, sia in termini di costi che in termini proprio di ritorno all'investimento, è stato quello della prevendita. Quello che diceva prima Marco è stato diviso in 2 passaggi. Innanzitutto l'adozione di sistemi che ci consentisse di creare stanze multiple virtuali dove accogliere clienti sia dotati di sistemi di videoconferenza, quindi clienti che avremmo potuto contattare già semplicemente utilizzando le nostre sale, sia sistemi che sono nella totale assenza di strumenti video. In questo senso l'adozione del Conference Me, che è un'evoluzione in alta definizione, diciamo, di un portale HTTP, quindi un portale tendenzialmente web che consente di integrare clienti con una semplice webcam all'interno della nostra struttura video, ci ha consentito di affrontare i progetti in maniera molto più veloce e molto più flessibile, spesso anche con partite giocate a livello misto, quindi commerciale presso il cliente, forza di prevendita presso di noi, piuttosto che l'effetto collaterale che abbiamo misurato è una maggior frequenza di incontri e di approfondimento tra le forze di prevendita e il cliente stesso. Quindi che un effetto che ci ha consentito di uscire dalla gestione standard del progetto, che prevede una prima presentazione e quindi la nostra proposta con una prima presentazione e poi alcune revisioni ben definite in tempi, diciamo, scolpiti e standardizzati derivanti dalla presenza presso il cliente della persona di prevendita, che tendenzialmente hanno almeno una settimana, 10 giorni di disponibilità da parte di uno specialista, in una serie di micro incontri anche molto brevi, tendenzialmente inferiori ai 15 minuti, che ci consentano con il cliente di approfondire le singole esigenze quando diventano necessarie per, diciamo, l'approfondimento specifico piuttosto che la domanda tecnica. Un ultimo step invece è stato quello di gestione del marketing. Già dall'evento del 27 ottobre dell'anno scorso abbiamo cominciato a gestire la richiesta e il richiamo agli eventi con i clienti attraverso, diciamo, sistemi video, con un invito molto leggero sotto forma di cartolina per richiamare, diciamo, l'interesse da parte del cliente, e tutto quello che riguarda l'approfondimento tendenzialmente diciamo, utilizzando una parte di recording con la parte di approfondimento sul contenuto dell'evento e anche la possibilità di contattare le nostre persone in marketing di video per avere maggiori informazioni, le disponibilità sulla logistica, e effetto collaterale sicuramente importante alla struttura video, anche la possibilità di seguire gli eventi in condizioni di emergenza per coloro che non potevano essere presenti presso la nostra sede.